Oggi ho deciso di prendere in mano la mia vita e seguire la mia strada. Ho iniziato a lavorare nell'agenzia di mio papà 2 anni fa, esattamente, dopo che mi sono sposata. E al momento ero super determinata con la decisione e super entusiasta. L'idea di andare a lavorare nell'agenzia di mio papà, dove stava iniziando a lavorare anche Pietro, e che quindi in un futuro potevamo costruire qualcosa di speciale e insomma, potevamo costruire qualcosa lì, mi aveva dato molta motivazione. Ed ero super 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 grata di poter avere quell'opportunità. Mi hanno sostenuta in ogni iniziativa che ho voluto proporre, e mi sono messa in gioco, eccetera. Poi con la pandemia ho iniziato a fare questi video su YouTube per scherzo. E non potevo più ignorare il fatto che avevo trovato qualcosa che veramente... E per quest'ultimo anno ho cercato di portare avanti entrambe le cose, ma più passavano le settimane, più la mia testa non era più lì, nell'agenzia. E in quest'ultimo mese, in cui ad agosto avevo già deciso nella mia testa che la mia strada non era più lì nell'agenzia, in quest'ultimo mese ho fatto una fatica, da come si può presumere da questo video, a prendere una decisione. Mi sentivo di star deludendo tutti. Ho cercato di trovare dei compromessi, nel senso di trovare delle soluzioni per stare un po' col piede dentro, un po' col piede fuori, ma ho capito che, come dice la canzone di Jovanotti, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. E quindi avevo paura di prendere il volo e staccarmi dall'agenzia e cercare di inseguire quello che volevo fare, perché sostanzialmente ho paura che quello che voglio fare non funzioni. E quindi ho deciso che lascio il lavoro e dovrò andare a parlare con mio papà e il suo socio, però sento che la cosa giusta da fare. Spengo questa telecamera perché è già stato too much. Fatta, è andata bene. Ora tocca a me, ma dobbiamo ricordarci che tocca sempre a noi. Poi il futuro non lo sa nessuno. Però dobbiamo manifestare cose positive, manifestare che ce la faremo e manifestare le cose che vogliamo. Ah, ragazzi, vi ho portato in questa mia journey perché non volevo nasconderla, è la cosa che ha riempito di più quest'ultimo periodo della mia vita, quindi volevo condividerlo con voi e sono sicura che ci sono altre persone dietro quello schermo che magari si stanno sentendo così, senza coraggio di prendere la propria strada, ma è la cosa giusta da fare, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e noi ci vediamo alla prossima.